Virginia Woolf critica attraverso la scrittura letteraria, lei libera il soggetto, libera la parola, e infatti ci sono questi voli appunto bellissimi in termini di scrittura, di letterarietà. Lo sforzo è dimostrare che il soggetto, no, nella sua vitalità di soggetto, non può essere questa cosa qui, questa identità qui, inchiodato al ruolo sociale. Allora, questa impostazione alla soggettività, questa capacità di, questa volontà di voler liberare il soggetto, mostrare, far sentire il soggetto in tutta la sua pluralità, no? Facendo dialogare questo soggetto, no? Con i tanti soggetti costitutivi della propria identità, come pure con i tanti soggetti fuori, no? Esterni rispetto alla propria identità. Questa impostazione io la ritrovo anche in Satz, nella scrittura di Satz, nel lavoro di Satz. Satz, nella sua scrittura, nelle sue considerazioni, nella sua approccio alla psicanalisi, è critico anche lui della tendenza a voler inchiodare la persona umana, no, all'identità. Anche se, cioè, infatti Satz è attenta alla letteratura, no? Anzi, vi volevo leggere la letteratura, appunto per questi motivi, la letteratura, la scrittura, no? Che effettivamente libera il soggetto. Satz cita Shakespeare e sì, parlando della malattia mentale, no? Lui dice: ritengo che tutti i cosiddetti modelli di malattia mentale, psichiatrico, medico, biologico, sociale, anche psichiatrico, sono fallaci e fuorvianti. E lui critico, lo sappiamo, no? Proprio dei concetti di malattia mentale, che lui dice non esiste. Intanto lui problematizza il concetto di mente, ma problematizza il concetto di malattia, che lui dice viene associato al corpo fisico, no? E applicato in maniera fallace alla mente. Malattia mentale in realtà è una metafora che secondo Satz non funziona, e serve per stigmatizzare, insomma, le persone, inchiodare le persone, no? A un ruolo. Considero invece tutti i comportamenti, ivi compresi la malattia mentale, cioè la malattia mentale come comportamento, quindi la diagnosi psichiatrica, l'ospedalizzazione psichiatrica e il trattamento psichiatrico, in base a quello che potremmo chiamare il modello shakespeariano o teatrale. E quindi poi lui cita un brano da Shakespeare, l'opera Come vi piace, no? E in questo brano Shakespeare parla appunto dell'uomo, dell'umanità, della soggettività, che attraversa la vita recitando tutta una serie di ruoli, no? L'uomo si comporta, l'uomo si fa nel comportamento, si crea attraverso i suoi comportamenti. Satz però da una parte ha delle aperture molto interessanti, no? Che vanno nella direzione della liberazione, direi, del soggetto e della parola, e non a caso, come ho detto, guarda la letteratura. Dall'altra però anche lui si fissa sul soggetto, ecco, abbiamo le contraddizioni di cui si parlava prima.
si fissa sul soggetto quando insiste sul concetto di agente morale. Lui insiste molto sulla questione delle responsabilità. Siamo agenti morali, cioè decidiamo di svolgere dei ruoli nella vita e siamo responsabili delle nostre scelte, dei ruoli che noi decidiamo di portare avanti nella vita. Allora, lui sostiene appunto che Virginia Woolf decide, sceglie di recitare il ruolo di Bolle. E nel sostenere questa tesi, io credo che tende forse ad insistere un po' troppo sulla volontà, capacità poi di svolgere con coerenza e fino in fondo un determinato ruolo nella vita. Interessante, importantissimo comunque è la messa in discussione della psichiatria, no? Quando pretende di interrogare il soggetto, possiamo contrapporre l'interrogazione, cioè questa la volontà di interrogare, di inquisire, no? Proprio come l'interrogazione poliziesca, alla volontà invece dell'ascolto. Allora, la psichiatria, no? Una certa psichiatria tende a diagnosticare, a classificare e quindi a inchiodare, no? Il soggetto a un ruolo, a un'identità. Questo significa poi creare delle contrapposizioni, anche generare attraverso queste pretese di terapia, di generare delle opposizioni, generare quindi la violenza dell'opposizione. O sei malato o sei normale, o sei uomo o sei donna, o guarisci o non guarisci, no? L'interrogazione presuppone la convinzione che ci sia una verità. Allora l'interrogazione procede, no? Procede da questa convinzione che ci sia una verità, no? Che ci sia una normalità, e quindi si opera dentro al gioco appunto dell'identità e della persona umana inchiodata dentro all'identità e dentro alla verità, e si continua a generare questo tipo di opposizione e quindi di contraddizione nel senso negativo del termine, e questo non può mai aiutare alla salute, alla qualità della vita della persona umana, se invece pensiamo alla scrittura come ce la descrive la vita e la relazione interpersonale, la scrittura letteraria, no? La scrittura letteraria di Virginia Woolf va in tutt'altra direzione, come ho detto prima. Va nella direzione dell'interrogazione non come interrogazione inquisitiva, poliziesca, ma interrogazione come domanda di ascolto, come dialogo, un dialogo continuo, un ascolto dialogizzato dove si sentono le molte voci, no? Nei confronti della vita tutta, nei confronti della vita umana e non umana, se vogliamo. È bello leggere
i romanzi di Virginia Woolf.